Continuiamo il nostro percorso attraverso le vecchie masserie di Schitella e qua siamo in località, che località? Moschiaturo. Moschiaturo, e ci troviamo di fronte alla masseria del signor Mio C. Pietro, che ci dice veramente delle cose interessanti. Infatti, come possiamo vedere da questa parte posteriore, la masseria è molto antica, il che, diciamo, conferma quello che dice il signor Mio C. Pietro, che probabilmente la masseria è del 1200, perché sulla parte anteriore della masseria c'era una targhetta con la data 1209 e con una dicitura Venezia, quindi probabilmente fu fatta fare proprio dai veneziani, vero? Sì, questa è la targhetta che stava scritta a Venezia, 1209. Purtroppo ci dice il signor Miocci che la targhetta è stata rubata e quindi Quando sono purtroppo venuti? La ristrutturazione ce l'hanno si fregata. sono portati la targhetta. Il signor Miocci ci dice che questa targhetta si trovava praticamente proprio vicino al camino e diciamo che ancora adesso si vede un po' di bianco dove praticamente era incisa questa targhetta. Ecco, se vediamo proprio sotto la cappa c'è una specie di quadrato e in corrispondenza diciamo, di sotto la cappa era incisa questa targhetta che purtroppo non esiste più. Questa è conservata così come era una volta, guarda, veramente bella. C'è la prima masseria che vediamo così, cioè, fino adesso ne abbiamo fatte tante, ma una come questa fino adesso non l'avevamo mai vista, guarda, veramente bella. Le colonne chiaramente sono antiche, il tetto è di tavole, è tutto conservato come prima. Queste colonne saranno del 1200 quando sì, è stata fatta la casa. Sì. Sono queste tutte in pietra qua, sono tutte cose antiche, che le abbiamo lasciate così, che noi ci piace l'antichità, non ci piace queste cose moderne, ci piace l'antichità e le abbiamo lasciate così. Abbiamo tappato qualche buco e pure le pietre se ne cadevano, ma però le abbiamo lasciate tutte così. Purtroppo noi siamo la terza, quarta generazione che stiamo qui. Prima mio nonno, poi mio tuo padre. bisnonno, quindi era già un allevatore, Sì, sì. sì. Il binnone allevatore, mio padre allevatore, io allevatore e i miei figli allevatori, e questo dico che non ha fa l'allevatore. Ma secondo me è un mestiere bello fare Mestiere è l'allevatore. bello, però devi essere appassionato, Sì, perché se però no. diciamo rende, almeno Ma insomma. insomma, questi periodi qua non tanto rende, però uno che ha la passione nel sangue Certo, e quando così, deve perché qua essere non bravo. è. Non Natale, non Pasqua, non Ferragosto, Si non lavora niente. sempre. Si lavora sempre, però sì. Se ti piace lo fai, se non ti piace, mio figlio ne vuole fare così, pure lui come a me, e speriamo che questo si dicono no. Seppure ne fa pure lui, ne potremmo fare. Va bene, grazie. Non va più.